Maintain 8000 cross Hyman 112 degree radio lateral above. Aeroporto di Sulac, Francia. Manca un'ora all'alba. Patrick de Gaillardon sta per lanciarsi da una quota di 12.000 metri. Vuole battere il record rimasto insuperato dagli anni 60, quando i pionieri del paracadutismo estremo si lanciavano senza ossigeno dal limite della stratosfera. Una picchiata a 450 km all'ora. Nei suoi polmoni una riserva d'aria da trattenere per un tempo giudicato impossibile. Niente è stato lasciato al caso. Ho provato quasi tutti i paracadute disponibili sul mercato. Il tessuto deve essere molto resistente, ma anche estremamente leggero. Sembra una minuzia, ma ho anche dedicato molto tempo alla piegatura. Ogni modello dava un risultato diverso e anche pochi millimetri erano fondamentali per quello che dovevo fare. Dovevo trovare il paracadute che mi avrebbe consentito il profilo più aerodinamico e quindi una velocità maggiore e un'apnea più breve. Il grande problema di questo record è che l'aria a quell'altezza è troppo rarefatta e non si può respirare. Devo restare in apnea perlomeno fino a 8.000 metri. Il rischio è quello di perdere conoscenza. Tutti i laboratori militari dicevano che sarebbe stato impossibile buttarsi da una tale altezza senza respiratori. Ho cercato con decine di salti di trovare l'assetto migliore. Un aereo ci seguiva e filmava le uscite per capire quanto tempo impiegavo a mettermi in assetto di picchiata. Ogni decimo di secondo poteva essere vitale.
Ho fatto un allenamento molto intenso. Pedalavo respirando un miscuglio gassoso che conteneva solo il 9% di ossigeno invece del normale 21%. Era come essere a 6.700 metri di altezza con il cuore a 170 pulsazioni. Tutte le sere per 2 ore a 30 gradi sotto zero, nella cella frigorifera di un mattatoio. Dovevo verificare la risposta del mio organismo alla mancanza di ossigeno, al freddo e allo sforzo in apnea. Ho seguito rigide tabelle che stabilivano la pressione del sangue, la capacità di assorbimento dell'ossigeno e diversi livelli di acclimatazione in condizioni estreme. Poi ho fatto allenamento in piscina con l'acqua a 15 gradi, respirando aria povera di ossigeno per vedere gli effetti della vasocostrizione sull'apnea. Dovevo raggiungere in quelle condizioni il minuto senza respirare. Solo così potevo sperare di farcela. Con questo lancio, Patrick de Gaillardon ha conquistato il nuovo record del mondo di paracadutismo, lanciandosi da un'altezza di 12.000 metri senza ossigeno.